E noi siamo la CGIL, la funzione pubblica della CGIL, e abbiamo organizzato lo sciopero del giorno di venerdì scorso, secondo i canoni della legge nazionale sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Però purtroppo lo sconforto per i lavoratori di non avere ricevuto una risposta, un'azione di lotta, perché lo sciopero è l'estrema azione che possiamo fare noi sindacati per ottenere le rivendicazioni che abbiamo, ma la rivendicazione primaria è quella di avere lo stipendio, in questo caso a metà mese, ogni mese, per poter fare fronte alle esigenze primarie delle famiglie. Quindi questo è purtroppo che non si riesce a dare una risposta definitiva, per cui i lavoratori hanno incrociato le braccia anche sabato e ad oggi. E 3 mesi che non prendono lo stipendio. sono 3 mesi, però non c'è la certezza neanche di avere lo stipendio dopo 3 mesi, quindi è assurdo. Tra l'altro si procede ad acconti, e poi non si arriva. Per esempio, a dicembre hanno ricevuto un acconto di 600 euro e hanno la maggior parte dello stipendio da prendere. Quindi parliamo di dicembre, anche se hanno pagato gennaio, però poi febbraio, marzo e aprile sono già stipendi, molti stipendi insostenibili da parte dei lavoratori. Perché questi lavoratori non prendono lo stipendio? Ma a quanto pare c'è una crisi finanziaria di cassa del comune. Noi organizziamo pure i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e diciamo che è un caso insieme a Favara, diciamo, sono i casi limiti che poi negli altri comuni si riesce ad avere pagato un servizio essenziale come quello dell'igiene ambientale, per cui diciamo, il comune dovrebbe, dopo avere pagato gli stipendi dei propri dipendenti, dovrebbe pensare a un servizio essenziale anche per prevenire situazioni, diciamo, di problemi di salute della cittadinanza. Perché non prendete lo stipendio? Perché? Perché si è creato un circolo vizioso tra comune e azienda, dove poi alla fine chi piange siamo solo noi operatori ecologici. Io dico, se ci sono problemi tra di loro, intanto a noi devono garantire lo stipendio. Poi, se loro hanno problemi, se li risolvono tra di loro, cioè non possono distruggere la nostra tranquillità. Ci hanno distrutto la tranquillità delle nostre famiglie. Non si può vivere, con questi tempi che corrono, con uno stipendio ogni 2 o 3 mesi. Capito? E non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più. E abbiamo deciso di fermarci finché non avremo, no, risposte, stipendi. E il sindaco non ha mantenuto la promessa.